largo il patatum della città largo. La 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 la. Presta bottega che l'alba già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Carissimi telespettatrici e telespettatori, bentornati a questo appuntamento settimanale. Io a parlarvi di determinati argomenti, voi sempre in attesa di questo messaggio che so esservi tanto gradito. E inizio leggendovi un brano del Vangelo di San Giovanni, capitolo sesto, dove dice, Gesù parla e dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Questa pagina del Vangelo la Chiesa ce l'ha fatto rileggere da poco, precisamente nella domenica in cui abbiamo ricordato il corpo e il sangue di Gesù, quella che comunemente viene ricordata come Corpus Domini. Sono due parole latine che vuol dire corpo del Signore. E questo momento che Gesù ha vissuto nel Cenacolo, dicendo ai suoi apostoli: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendete e bevete, questo è il mio sangue. La Chiesa ce lo fa rivivere ogni volta, soprattutto la domenica, in cui ci riuniamo come convitati, invitati alla mensa della parola di Dio e del corpo del Signore. Ed è una cosa molto bella, direi meravigliosa, perché quando io mangio qualcosa, si suol dire che se il nostro corpo funziona bene, noi assimiliamo. Che vuol dire assimiliamo? Quella carne, quel pesce, quella verdura, quel pane,
quella pasta, tutto ciò che noi mettiamo dentro il nostro corpo attraverso la bocca, si trasforma. Non è che io posso dire, vedete, qui c'è il pezzo del maiale, qui c'è il broccolo che ho mangiato, qui c'è la frutta, le ciliegie. Tutto questo lobo alimentare che viene, bolo alimentare che viene a formarsi con i vari cibi che io ingoio, vanno a cambiarsi, trasformarsi nel mio sangue, nel mio grasso, nelle mie ossa. Io assimilo, cioè a dire, faccio simile a me tutto questo impasto di cose varie, diverse l'una dall'altra. E allora, la cena del Signore a cui siamo invitati quando noi andiamo a celebrare l'Eucaristia, quella che volgarmente noi chiamiamo messa, ma vi ho detto tante volte che il suo vero nome è Eucaristia, perché noi rendiamo grazie a Dio per questo dono grande che ci ha fatto. Noi trasformiamo il corpo di Gesù nel nostro corpo. E lui, a sua volta, ci assimila a lui, per cui diventiamo una cosa sola. Ecco perché San Paolo poteva scrivere, e lo potremmo scrivere e ripetere ognuno di noi, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Chi partecipa pienamente all'Eucaristia col desiderio di una trasformazione vera e propria, fisica, ma soprattutto morale, con il Signore, potrebbe dire benissimo, potremmo dire tutti, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E in questa Eucaristia c'è un richiamo all'unità, una unità che non sempre si può verificare se non attraverso, il più delle volte, una sofferenza. Che cos'è che noi riceviamo nell'Eucaristia? Il corpo e il sangue di Gesù. Il pane e il vino, per fede, con le parole che Gesù ha detto a noi sacerdoti di ripetere, facendo memoria di lui, questo pezzo di pane, che è un'ostia o più ostie piccole per i fedeli, pur rimanendo con la apparenza esteriore di pane e il vino di vino, diventano il corpo e il sangue del Signore. Questo ce l'ha detto il Signore, noi lo accettiamo con fede, credendo pienamente a questo. Che cos'è un pezzo di pane? Ci avete mai riflettuto voi? Che cos'è un bicchiere di vino? Noi diciamo è pane e vino. Ma quel pane, prima di essere pane, che cos'era? Erano tanti chicchi di grano che sono stati macinati, ecco. Se il chicco del grano potesse essere sensibile, direbbe ai, ai, perché viene stritolato. È tanto stritolato da essere ridotto in farina. Quindi non è che trovate schegge di grano, trovate un qualcosa di appena appena sensibile che si chiama farina, che è il prodotto unitario di tanti, di migliaia di chicchi di grano. Come un bicchiere di vino, che cos'è? Un insieme di acini d'uva che sono stati prelevati dalla vite
schiacciati dal torchio e ridotti in liquido che è il vino. Anche qui, se l'acino d'uva fosse una persona sensibile, griderebbe di dolore perché viene schiacciato, frantumato, dissanguato un acino d'uva, che proprio viene estratto del liquido e il vinacciolo viene buttato via, inservibile. Per cui questo pane e questo vino, simbolo dell'Eucaristia, rappresentano una unità di tante cose che attraverso una frantumazione, un sacrificio, una sofferenza diventano una cosa sola. Ed è il simbolo di quello che noi dovremmo essere attraverso l'Eucaristia, in cui siamo chiamati a fare comunione tra noi. È il simbolo della comunione del Signore con noi e di noi con tutto il resto della comunità, che mangiando lo stesso pane e bevendo lo stesso vino fa comunione con noi. Mangiare alla stessa mensa, bere alla stessa mensa, significa avere un rapporto di amicizia che si forma, perché alla nostra tavola, se ci sono degli invitati, sono persone o parenti o amici o conoscenti a cui io do la possibilità di fraternizzare insieme con me. Allora, che cosa succede? Noi per il battesimo, con il battesimo, siamo diventati una cosa sola e formiamo un corpo mistico, non è un corpo fisico, un corpo mistico che si chiama Chiesa, il cui capo, ve l'ho detto tante volte, non è il Papa, ma è Gesù Cristo, e le membra siamo noi. E come non può esistere un corpo vivente senza testa e senza membra, così intanto noi siamo un corpo vivente in quanto siamo uniti al capo che è Cristo e alle nostre membra, tutti gli altri battezzati insieme con noi. Ora, può un braccio vivere per i fatti suoi? Può un piede vivere per i fatti suoi? Può una parte qualunque del nostro corpo dice ciao, io vado a fare una passeggiata, poi ritorno? Posso io non soffrire se una piccola parte del mio corpo soffre? Ecco, mi fa male un dente. Voi, se avete esperienza di dolore di denti, sapete che quando c'è il dolore dei denti non si capisce niente, siamo proprio distrutti. E uno potrebbe dire, mamma mia, quante storie stai facendo per un pezzo di dente, una cosina così. È il fatto che quel dente fa parte di tutto un insieme del mio corpo. Soffrendo lui, soffre tutto il mio corpo. Quindi noi siamo una cosa sola, in comunione gli uni con gli altri, se viviamo la vita di Cristo che è in noi. Perché questo preambolo? Non solo per ricordarvi, voi che frequentate la celebrazione della messa domenicale, dell'importanza di quel momento che si vive e quanto sia importante entrare in comunione anche ricevendo il Signore dentro di noi, che non basta che si comunichi il sacerdote. Tutti i partecipanti all'Eucaristia dovrebbero entrare in comunione con Lui attraverso la comunione.
non può esserci una messa completa senza la comunione. E non può esserci una comunione senza la messa. Questo vorrei ricordarlo a tanti miei confratelli che spieghino alla gente il perché qualche sacerdote, come sono io, non gli fa la comunione se sono arrivati fuori dalla messa. Io una volta arrivati, stavamo quasi per fare la comunione, sono arrivate tre signore baldanzose, tup tup tup, arrivano all'altare. Io dico: che volete? La comunione. Scusate, ma mica siamo al bar qui. Uno entra, dammi un espresso. La comunione è la conclusione della messa. Una messa si conclude con la comunione. Tant'è vero che se io, per esempio, qualche volta, non io sacerdote, ma i fedeli che partecipano, dovesse prendere il treno e teme di perderlo se non arriva in tempo, fatta la comunione può subito uscire perché la messa è finita. Quelle preghiere che si dicono dopo la comunione sono una conclusione per poter ringraziare il Signore di questo dono. Ma se io devo assolutamente in quell'orario, perché il treno non aspetta me che arrivi, io posso benissimo farlo perché ormai la messa è finita. E come è già cominciata quando io offro, comincio l'offertorio, allora se arrivo dopo l'offertorio io non posso fare la comunione, perché già la messa è iniziata e io devo essere presente almeno a tutta quella parte essenziale della messa che si chiama la liturgia eucaristica. Perché la comunione è parte integrante della messa. Forse voi non sapete una cosa, immaginate che io, mentre celebro la messa, mi viene un colpo apoplettico e muoio sull'altare. Se non avevo cominciato l'offertorio, vabbè, è morto ed è finito. Ma se era cominciata la liturgia eucaristica, io avevo già fatto l'offertorio, nel momento in cui mi portano via, perché sono ormai un cadavere, un altro prete deve venire e concludere quella messa che io avevo iniziato e che non ho concluso. Quindi fare la consacrazione, fare la comunione e chiuderla così. E allora adesso voi capite una cosa: in questi giorni si sta parlando molto della scomunica. È dovuto venire il Papa in Calabria per dire che sono scomunicati i mafiosi. Quante volte in conferenza episcopale, io che sono stato per lunghi anni secondo segretario della conferenza episcopale calabrese, quante volte ho detto ai vescovi: scomunicati i mafiosi, manco per capo. Perché? Che significa la scomunica? Tu con, anzitutto vi dico che la scomunica può essere di due specie. Uno, per esempio, un prete scrive un libro con tanti errori di teologia, eresie, e allora viene chiamato lì alla congregazione della fede e gli dicono: senti, correggi questo libro perché hai detto tante cose, lo ritiri dalla circolazione, poi lo rivediamo e poi approviamo questo. Quello dice: no, io l'ho scritto, l'ho fatto. Viene scomunicato, si chiama scomunica ferende sentenza, cioè dire viene scomunicato con una dichiarazione che questo, siccome ha fatto questo, questo e questo, è scomunicato. Ci sono altre situazioni in cui
la scomunica è l'atte sentenza, cioè dire faccio questo e sono scomunicato. Che cosa comporta la scomunica? Parola scomunica vuol dire non faccio più comunione con la Chiesa. Io vivo in modo che non è conforme a tutto ciò che la Chiesa, che è trasmettitrice della parola di Dio, insegna. Un mafioso che ammazza, che ruba, che con prepotenze fa quello che fa, questa disgrazia della nostra terra, è qualcuno che, nonostante si facciano la cappella lì, tutte queste cretinate, leggano il Vangelo, la Bibbia, lì in carcere vogliono le figurine di questo e di quello, sono persone che agiscono in contrasto con la vita cristiana. È la loro azione di vita, il loro modo di vivere. Per cui è normale che siano scomunicati. E questa scomunica, io per esempio, se conoscessi, sapessi, devo saperlo con precisione, non per sentito dire, che questa determinata persona è mafiosa, vive da mafioso, esercita la mafia in tutti i sensi, se viene nella mia chiesa io non gli faccio la comunione, può gridare quanto vuole, non gliela faccio. E non è soltanto la mafia a questo punto, amici miei, quindi non può fare la comunione, non può fare da padrino al battesimo, alla cresima, cioè dire non può vivere la vita ecclesiale. Si può pentire e la scomunica viene tolta, perché rientra in comunione con la Chiesa. Faccio adesso degli esempi pratici, perché sennò qui navighiamo fra le nuvole senza capire. Qui a Crotone cosa è successo? Ci sono due casi di cui ci stiamo interessando. Vi faccio degli esempi. Questi politici, che nostri quattro politicanti qui del posto, insomma, manco li calcoliamo, si danno tanta importanza. Ma quei politici del Parlamento che votano dei provvedimenti che affamano sempre più la gente e non pensano che a un pensionato che prende sì e non 1.000 euro al mese non gli puoi sgraffignare ancora altri balzelli, devi andarli a prendere dove ci sono. Perché ci sono dei politici o dei grandi impresari o anche presidente di banco, sindacalista o presidente della Repubblica che prendono decine e decine di migliaia di euro, per non dire centinaia di migliaia? No, devono avere anche un tetto, anche loro. Un tetto che deve essere compatibile. Io quando a una persona gli ho dato 10.000 euro al mese, mi sembra, se un altro povero disgraziato deve, può e deve vivere con 500 euro, con 1.000 euro, e tu ne prendi 10.000, insomma. Io ti assicuro, quando vieni a Roma e partecipi alla vita, perché c'è cose che vengono a Roma, non vanno né alla Camera né al Senato, allora ti do l'alloggio, e ci sono proprio gli alloggi, perché non devi andare all'albergo a 5 stelle, te lo devo pagare io, vai nell'alloggio che c'è per i deputati, che è già pagato da noi, lì trovi tutti i servizi. Ti do anche un
lascia passare, per cui vai in un ristorante qualunque di 10 euro, 10 euro, un pranzetto decoroso, non è che ti deve riempire di primizie e cose a spese mie, con 10 euro si mangia benissimo, massimo 12 euro, dovunque trovate che c'è primo, secondo, un contorno, la frutta e anche una bevanda, te lo devo pagare io. Peggio ancora in un ristorante che è messo lì dentro, con cuochi, con tutto l'apparato, con tutto il consumo di gas, di luce, tutto a spese nostre. E dove mangiano, non vi dico come mangiano, e tutti questi camerieri con prezzi, con costi che non vi dico, vanno fuori con un ticket, come fanno tanti bancari, impiegati, operai, vai in un ristorante, un'osteria e mangia. A Roma ce n'è, cioè, manca solo, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E poi perché ti devo pagare il taglio dei capelli? E perché ti devo pagare le spese dentarie? E perché ti devo pagare la visita medica? E perché devo pagarti i viaggi in aereo con tutti i mezzi, non solo a te, ma a tutta la tua famiglia? In tutte le località del mondo, non è esatto. Tu dal tuo collegio elettorale a Roma e viceversa, sì, hai il viaggio gratuito con tutti i mezzi a disposizione. E se per caso dalla stazione devi venire con un mezzo qualunque per raggiungere la destinazione, ti paghi anche, porti il tagliando del taxi e ti viene rimborsato. Tu solo. E perché ci devono essere niente meno 783 dipendenti del Quirinale? Ma che fa sta gente? 783. Il Quirinale sarà grande quanto volete, ma ho letto in una pubblicazione, queste sono cose pubblicate, nessuno le ha smentite, ci sono delle riparatrici di arazzi, sono arazzi antichi del tempo dei papi, perché il Quirinale era la residenza del Papa e lo Stato se l'è preso, che aspettano che un arazzo si corroda per andarlo a riprendere, rinacciare. Scusate, e c'è bisogno che li aspettino senza far niente e pagate lautamente ogni mese? Non è più economico chiamarle quando l'arazzo si deciderà a rompersi, a corrodersi? Se è sano, lasciatelo stare, curatelo in modo che non si sciupi e poi quando sarà lo chiamate. E per pulire alcune stanze, sì, sono molte le stanze, ma pure a mettere un cameriere per stanza, non credo che ci siano 783 stanze. E pagati con una somma superiore a quella che sindacalmente ha un cameriere, una sarta, pagate a ore, si calcolano le ore di età, e il metro, tanto 10 euro all'ora, 20 euro all'ora, non so quanto si stabilisce, e basta. No, che si pagano stipendi che non vi dico, il segretario del Quirinale, ma non vi dico, senza parlare del capo dello Stato. Ecco qui, tutta questa gente che permette questo divario economico non indifferente, con un non raggiungimento, perché la torta che abbiamo questa è, se ce la mangiano 100 persone e noi quando arriviamo lì troviamo solo le molliche, non ci sarebbe più bisogno di pagare tante tasse, perché lo Stato potrebbe benissimo affrontare la spesa pubblica con quei soldi che spreca a pagare il Presidente della Cassazione, e non solo quando è in servizio, ma
per tutti gli anni che il Padre Eterno fa. E c'è una, per esempio, nella Corte Costituzionale eleggono sempre il più anziano come presidente. Quando mancano pochi mesi, perché se ne vada, perché hanno un periodo di durata della permanenza nella Corte Costituzionale, in modo che se ne vada con la pensione di presidente della Corte Costituzionale, che è più elevato di quelle degli altri membri della Corte Costituzionale. Per cui abbiamo 1000, perché se nessuno di questi muore, potremmo avere 1000 pensionati da presidente della Corte Costituzionale, con stipendione, macchina blu, eccetera, eccetera, e privilegi vari. Prendete una ex presidente della Camera, che ormai vive dello spettacolo, ancora gode, come ex presidente della Camera, dell'auto blu, se la vuole, della segretaria, dell'ufficio a Montecitorio, e questo anche per tutti gli altri ex. E perché, scusate, non ho capito. Ha finito il suo mandato, ha finito tutto, non è più niente. È un cittadino che torna a casa da pensionato. E già quella pensione che prende è già un furto, perché nessuno che ha lavorato, per modo di dire, che questi pure lavori sono, 5 anni si prende 3.000 euro al mese, ma che scherziamo. Questi sono tutti scomunicati, tutti scomunicati. Io ho un ministro, soprattutto dell'economia, un presidente della Camera, che venisse a fare la comunione, lo riconoscessi, il presidente della Camera, non gli farei la comunione, tu sei in peccato, tu sei scomunicato. Non sei in comunione, non puoi essere in comunione, perché tu davanti a un poveraccio che muore di fame ti pappi la bellezza di 1000 o 500 euro al giorno. Al giorno. C'è stato qualcuno che prepotentemente ha chiuso l'ospizio di Crotone. Io molte volte dico, ma perché non mi ci trovo mai io in queste circostanze? Tu non puoi, che con chiunque parliate, per chiudere un'istituzione, cacciare, sfrattare delle persone, bisogna fare anche sfrattare un inquilino che non paga, Dio ne libera quanto tempo ci vuole. Tu hai preso 15 persone, le hai buttate fuori, queste protestano col vescovo, che per me è scomunicato quel vescovo, che si chiamava Muggione, vanno a protestare dal vescovo, questo manco per l'anticamera se ne interessa, pur essendo il membro qualificato del consiglio di amministrazione di questa casa di ricovero. Qui sono tutti scomunicati, lo sono, se venissero nella mia chiesa, io non gli farei la comunione. Ci sono delle persone che, approfittando non so dire se della cretinaggine, non di chi, si sono impossessati della proprietà dei fratelli Bruni, che oltretutto erano destinati in opera di beneficenza. Il tribunale ha cominciato una causa, questi si stanno aggiustando, radunando, gente che mi scrive, cioè vedete che in via tale stanno facendo la macchina nascosta dei Bruni. Io non l'ho mai visto in faccia queste persone, ma se dovessi conoscerle e venissero nella mia chiesa, non gli farei la comunione, sono scomunicati. E quello che non sanno che i loro figli non godranno di tutto questo. Io conosco una famiglia il cui zio, che era un prete, si è impossessato di terreni di una parrocchia che si chiama Il Rosario, e ha beneficato questa famiglia che è sterminata, non esiste più nessuno, perché si sono appropriati di roba della Chiesa che non era loro. E questi magistrati, che investiti da una mia denunzia per questi fatti, sia del ricovero
sia dei Beni dei Bruni, non fanno il loro dovere di vedere ma come è successo questo fatto, per cui questi stanno andando avanti, mi dicono stanno riparando appartamenti, stanno rinnovando, tutto l'oro che c'era lì dentro è sparito, tutti scomunicati, perché con la loro inerzia e il loro non fare il loro dovere di giudici investiti di questo potere giudiziario non stanno facendo il loro dovere. E vedete un pochino, poi se allarghiamo, vedete queste, a me fa una rabbia questa politica americana, se ne escono sempre col dire che ci hanno sfamati dopo la guerra. Quanto ci è costato questo essere sfamati? Le basi militari che hanno voluto e che non pagano, per avere un film decente bisognava prenderne 30 scadenti e così via. E come permettono anche quest'ONU. Che cosa serve quest'ONU quando centinaia di stati che decidono una determinata cosa, basta che o l'America, o la Russia, o la Cina, o l'Inghilterra mettano il veto, 100 persone hanno detto no, diventa sì. E dov'è la democrazia? E perché l'America può mettere il veto su una cosa che 100 persone dicono che va bene? O la Russia, o la Cina, o l'Inghilterra? Perché? Che servono questi organismi che costano miliardi e miliardi per stare lì pagati, per non fare niente, per stare lì a guardare ebrei e palestinesi che si ammazzano e non cercare dopo 60 anni di vedere perché questi continuano ad ammazzarsi? Chi dei due ha ragione? Uno dei due deve avere ragione, no? Non è possibile che tutte e due abbiano ragione o tutte e due abbiano torto. Come mai quest'ONU non interviene e dire tu ebreo devi stare qui, tu palestinese devi stare qui e basta. Tu non puoi andare lì a fare delle nuovi insediamenti di coloni perché quello appartiene ai palestinesi. Sono 60 anni quest'ONU perché c'è sempre il veto dell'America che protegge, perché siccome quello che comanda in America è Wall Street tenuta tutta dagli ebrei e quindi l'America non può mettersi contro gli ebrei e questi continuano ad ammazzarsi, a fare questi martiri senza senso, tutti scomunicati, amici miei. E allora vedete, se veramente noi credessimo, avessimo fede in Dio, allora noi saremmo delle persone che vivremmo nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo, che è l'essenziale. Facciamo tutte queste processioni, processioncine, sedute di maghi, sedute di... ci si mettono pure tutti questi preti che vogliono fare gli esorcisti, insomma, che terrorizzano le persone quando con la fede nel Signore e soprattutto col segno della croce e l'uso dell'acqua benedetta si caccia qualsiasi demonio perché trema lo spirito del male di fronte al nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti che si improvvisano spacciatori di energie e sono tutti fuori dalla comunione. Ecco, miei cari, preghiamo, pregate, perché c'è tanta confusione nello Stato, nella Chiesa. Uno dice una cosa, un altro lo contraddice, un altro lotta. Chi è nel giusto? Chi ama Dio e chi ama il prossimo? Fuori di questo amore c'è sempre lo spirito del male. Grazie per il vostro ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.
l'orgo il fatotum della città largo. La 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 la. Presta bottega che l'alba già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità.